speciale Festival di Sanremo. Un programma in collaborazione con Graziano Tomarchio Production. Conduce Rosanna Astegno. La serata delle cover è divenuta ormai una serata di transizione che traghetta la gara verso la finale. Una serata godibile anche se il ritmo come sempre è lento e qualche parte dello spettacolo viene sacrificata, come l'omaggio a Lucio Dalla annunciato in conferenza stampa e poi saltato. Sul palco con Amadeus e Gianni Morandi la poliedrica Chiara Francini, che ha emozionato il pubblico a notte fonda ben dopo l'una con un monologo sulla non maternità, un pezzo che giunge dopo 3 giorni di monologhi forse eccessivamente retorici, un discorso diretto, quasi un pugno nello stomaco per le tematiche trattate, ma con un certo garbo e una certa delicatezza. La Francini, vestita da Moschino, ha tenuto bene il palco per tutta la serata, mai eccessiva, autoironica, simpatica e sorridente. In apertura un omaggio e premio alla carriera a Peppino Di Capri, che dopo aver cantato la storica Champagne ha commentato l'attribuzione appunto del premio con un laconico "meglio tardi che mai". L'artista, che ha compiuto 83 anni, è apparso visibilmente affaticato, ma non ha voluto rinunciare a regalare ad un pubblico in piedi la sua voce e la sua musica. Le cover hanno visto alternarsi sul palco quasi 60 cantanti e hanno attraversato ben 3 decenni, concentrandosi principalmente tra gli anni 90 e 2000 con qualche puntata agli anni 80. Degne di nota le esibizioni di Elodie con Big Mama, giovane rapper di origine irpina, da sempre attivista per l'inclusione. Insieme hanno cantato la hit di Lenny Kravitz, American Woman, infiammando il palco con una scarica rock che ha dato la carica giusta alla serata. Ultimo ha duettato con Eros Ramazzotti, che ha avuto un piccolo lapsus e ha dimenticato le parole di Un'emozione per sempre, però riprendendosi praticamente subito. Altri pezzi da 90, Biagio Antonacci, che ha duettato con Tananai, sempre in grande forma, e piccolo gossip, ha incontrato sul palco il suo ex suocero, ovvero Gianni Morandi. Madame e Izzy non convincono con troppo autotune su un pezzo sacro come Via del Campo di Fabrizio De André. Più solida invece 5 giorni, eseguita da Will e Michele Zarrillo in grande spolvero. Paola e Chiara con i loro boys hanno riproposto un medley dei loro successi, accompagnati dai producer Merck e Cremont. Altro salto temporale negli anni 90 con Gianluca Grignani e Arisa, che hanno duettato con un grande feeling in Destinazione Paradiso, accompagnate per l'occasione anche da Beppe Vessicchio, che ha accompagnato Enrico Melozzi, che dirigeva l'orchestra. E poi Articolo 31 con Fedez, che hanno fatto ballare il pubblico dell'Ariston con i grandi successi del passato. E a proposito di Arisa, lo scoop della serata: lei e Laura Marzadori, la violinista della Scala, ospite di Lazza, indossavano lo stesso abito firmato Rick Owens, un abito bellissimo, ma come dire, già visto. I Modà con Le Vibrazioni ci hanno riportato ai concerti nei palazzetti dello sport suonando Vieni da me, e l'EDA con Alex Britti in Oggi sono io ha lasciato forse eccessivamente spazio all'ospite, dedicandosi più alle barre che alla canzone. Ariete e San Giovanni hanno omaggiato Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Potevano fare di meglio, ma hanno scelto un vero colosso della musica italiana con cui comunque non sarebbe stato facile confrontarsi, ma si ammira il coraggio. Sul palco dell'Ariston anche l'ex premier dam Carla Bruni con Colapesce di Martino per la cover di Azzurro di Adriano Celentano. Edoardo Bennato con Leo Gassman e Quartetto Flegreo ha dato una lezione di stile, confermandosi un po' il Bob Dylan della musica italiana e dimostrando di essere già avanti negli anni 70 con tematiche ancora attuali come la guerra e l'inquinamento. La cronaca entra al festival: non lontano dall'Ariston è stato infatti trovato un pacco sospetto. All'interno di questo pacco, in un borsello, sono stati rinvenuti circa 100 di proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava la componente per renderlo esplosivo. Il pacco è stato prelevato dagli artificieri ed è stato verificato appunto per verificarne il potenziale esplosivo. Intorno all'Ariston sono state innalzate le misure di sicurezza, controlli agli zaini, borse, metal detector e un check sui tagliandi d'ingresso al teatro. Amadeus ha tranquillizzato comunque il pubblico in sale a
casa, perché le forze dell'ordine stanno facendo veramente un grande lavoro per garantire la sicurezza. Ma torniamo alla gara con le classifiche. La top 5 dei duetti vede al quinto posto Mr. Rain con Qualcosa di grande insieme a Phasma. Quarto posto per Giorgia e Lisa con Luce e Di sole d'azzurro, che hanno emozionato il pubblico dell'Ariston. Terzo posto con Lazza, La fine insieme ad Emma e Laura Marzadori. Secondo posto, Ultimo con Eros Ramazzotti. Eros nazionale non ha aiutato Ultimo, che sicuramente avrà fatto una scelta strategica. Primo posto Marco Mengoni con Let It Be, che riceve il primo premio del festival insieme al Kingdom Choir, che ha mescolato il rock e il gospel. La classifica generale riserva conferme e qualche smentita. Ultimo Setu con Cause perse, Anna Oxa 25esima, top 5 al quinto posto Giorgia con Parole dette male, quarto posto Mr. Rain supereroi, terzo posto per Lazza con Cenere, secondo posto Ultimo con Alba e al primo posto si conferma Marco Mengoni con Due vite. Per il momento da Rosanna Astengo è tutto, restate sintonizzati per tutti i collegamenti e gli aggiornamenti dal Festival di Sanremo. 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sponsor ufficiali Attinae Forti, Amaro del Capo, Autogroup, Picchè, Spartivento Group, Amaro Regino Cordaz. A Sanremo con Macelleria Malara, Techno Center di Daniele Monaco, Villa Blanche, Oasi del Gusto Pizzeria, Mici Furpellicce, Pasticceria Piccole Golosità a Sbarre, Pitasi Bomboniere, Ristorante La Collina a Sant'Elia di Palmi, Bar Garden Gioia Tauro, Farmacia Marra, Bar San Francesco, Panificio Il Francesino a San Giorgio Reggio Calabria, Zio Fedele Pub, Ristorante Trattoria La Cantina del Macellaio, Bar Zanzibar, LS Cittanova.